Buonasera, fra poco avrà inizio l'undicesimo incontro fra personaggi del mondo della scienza, del giornalismo scientifico, di organizzatori di festa di scienza e di filosofia per contribuire alla diffusione della cultura scientifica. Protagoniste dell'undicesimo incontro saranno la dottoressa Lucia Botano, fisica, dirigente di ricerca emerita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e direttore, già direttrice, del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, sempre dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Una attività molto intensa, condotta ai massimi livelli della ricerca italiana e internazionale. Attualmente ha rapporti e partecipa a progetti di sviluppo scientifici in Cina e in altri paesi del mondo. Ad animare questo incontro ci sarà con lei la dottoressa Sabrina Paolini, dirigente della Regione Umbria. Quindi due donne che guideranno questo incontro che probabilmente sarà quello di passaggio dagli incontri organizzati in occasione in situazione di chiusura in casa a incontri diversi organizzati in situazione di apertura e comunque che debbono essere caratterizzati dal massimo livello di personalità, di responsabilità di ciascuno di noi. Buon ascolto e buona visione a tutti. Grazie, grazie professore. Io ho l'onore e il piacere di introdurre e di animare l'intervista con la dottoressa Votano, una donna importante nel mondo della fisica, una donna che, come il professor Mingarelli ha anticipato, ha avuto ruoli, diciamo, anche in importanti e recenti scoperte nel campo della fisica astroparticellare. Il titolo dell'intervista di questa sera è L'universo diseguale, progressi nella conoscenza. Un titolo, direi, accattivante, un titolo intrigante, che introduce un elemento di imperfezione per avanzare nella conoscenza del mistero della creazione dell'universo. La dottoressa Votano ha dedicato la sua vita, gran parte della sua vita, allo studio di particelle presenti nell'universo pressoché invisibili, chiamate neutrini. E quindi io chiederei che cosa c'è di nuovo, quale nuova scoperta, che cosa possiamo di vedere nel nuovo mondo della scienza per cercare di capire i primissimi momenti della nascita dell'universo. Bene, la ringrazio, buonasera a tutti. Sì, la buonissima notizia che è arrivata proprio mentre eravamo in piena pandemia e in lockdown intorno alla metà di aprile, è stata quella che questo esperimento giapponese che si chiama T2K, Tokai Tu Kamioka, è un acronimo, ha pubblicato su Nature dei risultati molto interessanti che dimostrano un diverso comportamento, diciamo così, tra i neutrini, queste particelle molto intriganti e misteriose che sono tra le più diffuse nell'universo, e le loro antiparticelle che sono gli antineutrini. Questo esperimento si chiama Tokai Tu Kamioka perché si occupa da più di 10 anni proprio di studiare questo fenomeno delle oscillazioni dei neutrini, cioè della capacità trasformista dei neutrini, che sappiamo esistere in tre tipi diversi, di trasformarsi tra l'uno e l'altro viaggiando nello spazio e nel tempo. Quindi l'esperimento
è costituito da un fascio di neutrini che è prodotto da un complesso di acceleratori che stanno a Tokai, sulla costa occidentale o no, orientale del Giappone, e indirizzato al laboratorio di Kamioka, che si trova a circa 300 km sull'altra costa del Giappone. Durante il percorso tra i due laboratori i neutrini oscillano, cioè che vuol dire che si trasformano da neutrini muonici, diventano in parte neutrini elettronici. Bene, quello che hanno trovato i ricercatori di questo esperimento è che il comportamento del fascio dei neutrini e del fascio di antineutrini è differente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa è la prima volta che viene con una significanza statistica abbastanza buona, diciamo, anche se non tale da gridare alla scoperta, però si può dire che anche nel settore elettronico, nelle oscillazioni dei neutrini, viene violata una simmetria molto importante in fisica, che i fisici chiamano di CP. C sta per coniugazione di carica, vuol dire che ogni particella viene trasformata nella sua antiparticella, mentre P è l'inversione delle tre coordinate spaziali. E questo è un risultato effettivamente estremamente importante. Questi dati che sono stati pubblicati sono il risultato di ben 9 anni di analisi dei dati raccolti in 9 anni, quindi cominciano ad avere una significanza statistica buona. Vuol dire che questa differenza, la probabilità che questa differenza sia un caso, è minore dello 0,3%. E guardi, io insisto sul discorso, diciamo, di imperfezione e di asimmetria, perché questo aspetto, diciamo, lo trovo un aspetto applicabile a molti schemi, no? Anche allo schema della vita stessa. Si potrebbe affermare che lo stato di imperfezione corrisponde a un equilibrio instabile, che vale per la scienza, ma anche per la vita in genere, e quindi che l'imperfezione ci rende vitali? Quindi cosa ci suggerisce questo nuovo studio, appunto molto incentrato su questo elemento della simmetria, dell'imperfezione? E questo suggerimento può valere sia per la scienza ma anche per l'esistenza? Beh, sì, diciamo, è un'ottima e interessante domanda che si presta anche a considerazioni dal punto di vista filosofico, artistico, eccetera. Diciamo, il titolo di questo mio intervista, diciamo, si chiama proprio L'universo disuguale, perché forse conviene spiegare un po' bene. Ho detto, diciamo, il risultato di questo esperimento, ma adesso dovrei un attimo spiegare perché è così importante. Possiamo fare subito un riassunto dicendo che noi esseri umani, noi sulla Terra, le stelle, le galassie, siamo figli di una rottura nella simmetria totale dell'universo che è avvenuta nei primissimi istanti di vita dell'universo stesso. Cioè, in qualche modo siamo figli di una imperfezione, giusto appunto, dell'universo. Ripercorriamo un attimo molto molto brevemente qual è la storia del nostro universo. E quello che sappiamo per certo oramai che il nostro universo ha avuto un inizio che chiamiamo Big Bang, e che da allora sono passati circa 13,7 miliardi di anni, e da allora l'universo ha continuato sempre ad espandersi e a raffreddarsi. La domanda ovviamente è, bene, è iniziata, ma è iniziato da che cosa? L'universo ha cominciato a espandersi da che cosa? Bene, l'universo nasce dal vuoto. Può sembrare strano, ma il punto è che il vuoto di cui parlano i fisici, un vuoto quantistico, è ben diverso dal nulla. Io dico sempre, così come il numero zero
è un numero altrettanto reale degli altri numeri. Il vuoto quantistico è una situazione, è dell'essere che è misurabile, che è fisico e che sostanzialmente pullula, brulica di campi di forza quantistici e di particelle virtuali. Quindi è ben, appunto, ben diverso da nulla. Improvvisamente, per ragioni che ancora non sappiamo spiegare, una fluttuazione di questo vuoto ha iniziato ad espandersi vertiginosamente, a velocità addirittura superiore a quella della luce, portando l'universo da una dimensione subatomica a dimensioni macroscopiche, diciamo di un pallone, insomma. Questo periodo, che avviene in millesimi di secondo, l'universo ha acquistato quella uniformità sostanziale nella sua struttura che ancora oggi possiamo osservare. Quando questa espansione parossistica, potremmo dire, finisce, e sono proprio millesimi di secondo, siamo a circa 10 alla meno 32 secondi dall'istante t uguale 0, quindi praticamente neanche un battito di ciglia. Dopo questo periodo che chiamiamo di inflazione cosmica, l'universo è una specie di brodo primordiale caldissimo di temperature e di densità molto elevate. Dopodiché continua ancora a raffreddarsi e ad espandersi, anche se poi bisognerà aspettare qualche centinaio di milioni di anni, perché man mano che la materia si forma, si addensa a tal punto da far sì che si possano accendere nel cielo, diciamo, le prime stelle, cioè si innescano quei processi di fusione che sono alla base della diffusione nucleare, che sono alla base del funzionamento delle stelle. Ora torniamo alla nostra imperfezione. Per quello che sappiamo, siamo ragionevolmente certi che nel Big Bang, immediatamente dopo il Big Bang, l'universo fosse perfettamente simmetrico in materia ed antimateria, cioè il numero di particelle e il numero di antiparticelle si equivalevano completamente. Ora, c'è un piccolo problema, nel senso che materia ed antimateria, come anche gli appassionati dei film di Dan Brown sanno, quando vengono a contatto si annichilano in pura energia. Quindi, se questa perfetta simmetria dell'universo tra particelle e antiparticelle fosse continuata all'infinito, ci saremmo ritrovati alla lunga con un universo fatto di pura luce, di energia, ma sicuramente non esisterebbero le stelle, le galassie, noi stessi, eccetera. Quindi siamo figli di una rottura nella simmetria, diciamo. Ora c'è una teoria, adesso non vorrei dilungarmi troppo, alle basi, diciamo, per spiegare, questo è un grande mistero, diciamo, che ancora i fisici non sanno bene spiegare quando è avvenuto e come sia avvenuto. Quello che è chiaro è che però ci deve essere stata nelle leggi che regolano le interazioni tra le particelle, a un certo punto deve essere intervenuta appunto una violazione di una simmetria nella interazione di qualcuna delle particelle, che ha fatto sì che venissero, diciamo, prodotti più protoni e neutroni, quelli che chiamiamo i barioni, rispetto agli antiprotoni o agli antineutroni, quindi agli antibarioni. Questo è quello che i fisici chiamano la bariogenesi. Ora, una teoria abbastanza accreditata attribuisce un po' al neutrino, diciamo, mette il neutrino tra gli indiziati di questa asimmetria. Cioè si pensa che nei primissimi istanti dell'universo, accanto ai neutrini che conosciamo, che sono di massa molto molto piccola, esistessero dei neutrini estremamente pesanti. La interrompo per dare una
Sarebbe possibile dare una dimensione di queste particelle anche per far comprendere al pubblico che magari che, qual è la dimensione? Dire 10 alla meno 16 metri. Quindi non è. Non solo, ma i neutrini hanno questo di caratteristica, che hanno una massa, abbiamo scoperto recentemente, proprio grazie al fenomeno delle oscillazioni, che hanno una massa, ma è talmente piccola che, come io dico, ancora non abbiamo lo strumento per pesarli precisamente. Cioè sappiamo che hanno una massa, conosciamo dei limiti che ci vengono anche dalla misure cosmologiche, però non siamo riusciti a pesarli. Bene, quindi noi pensiamo che a un certo punto questi neutrini, che a quell'istante esistevano perché l'energia era estremamente elevata, decadendo attraverso una violazione, alcune condizioni, tra cui la violazione di questa simmetria di CP di cui parlavo prima, hanno prodotto un eccesso di un tipo di materia, quello che chiamiamo materia, rispetto all'antimateria. Quindi che cosa è successo? È sopravvissuto questo piccolo eccesso di materia, tutto il resto si è annichilito, si è trasformato in energia, in luce, che poi è quella che chiamiamo il fondo cosmico che noi misuriamo. Quindi questa misura fatta da questo esperimento giapponese è molto importante, perché se confermata con ancora maggiore statistica è un passo importante di conferma verso questa teoria, questa spiegazione della asimmetria, della rottura, della perfezione dell'universo, attribuendone la responsabilità ai neutrini. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, diciamo, come si fanno a provare le teorie? Nelle teorie bisogna avere dei risultati sperimentali. Una via è quella che stanno seguendo i giapponesi, dimostrare che anche tra i neutrini a bassa energia c'è questa violazione di CP, e questa è la prima volta al mondo che diciamo l'esistenza di questa violazione di CP viene affermata. Un altro modo per vedere se la teoria è vera è, diciamo, si lega a qualcosa che ci ricorda il nostro grande fisico Ettore Majorana, scomparso misteriosamente parecchi decenni fa. Perché se questa teoria, che si chiama leptogenesi, è vera, i neutrini non sono particelle di Dirac, diciamo, ma sono particelle di Majorana, cioè obbediscono a questa teoria di Majorana. Se questo è vero, ci si aspetta che avvenga un decadimento molto raro, che si chiama il decadimento doppio beta senza neutrini, che è oggetto di ricerca al laboratorio del Gran Sasso. Quindi, scusate, e quindi, diciamo, un altro modo sarebbe quello di provare appunto a misurare questo decadimento, scusate. Un'altra traiettoria di indagine, di studio, insomma, di analisi. Ecco, allora così magari la faccio intanto riposare dalla voce, insomma, dallo sforzo. E una domanda, diciamo, mi sorge, no? Lei sta parlando, diciamo, di una scoperta recente fatta in Giappone. Allora, mi sembra che in questi ultimi anni, cioè il protagonismo del Giappone, il protagonismo della Cina, il protagonismo quindi dell'Oriente nel campo della ricerca e anche, come sta lei affermando, anche nello studio dei neutrini, rischia di spiazzare la ricerca fatta in Italia. Quindi anche nei luoghi di eccellenza da lei diretti, come il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, ad esempio. Quindi il rischio è che, diciamo, questa ricerca fatta in questi luoghi venga relegata a ruoli minori, oppure no, assolutamente, si può aprire la domanda. La ringrazio della domanda, perché volevo chiarire. Quali sono i nuove frontiere, i nuovi orizzonti? E come le dicevo, intanto già solo su questo argomento
appunto sono due vie sperimentali che sono di uguale importanza. Non solo, ma questa ricerca a cui accennavo, che si fa al Gran Sasso sulla ricerca del decadimento doppio beta, dimostra ancora una volta come la ricerca italiana sia assolutamente di primo piano, perché questa ricerca viene portata avanti da due esperimenti al Gran Sasso, uno è Cuore e l'altro è Gerda, che sono tra i più sensibili al mondo, anzi in particolare Gerda, uno dei due, ma anche l'altro molto sensibile, in questo momento è il più sensibile al mondo. Quindi vorrei anzitutto chiarire che la ricerca italiana nel campo della fisica e della fisica astroparticellare mantiene dei livelli altissimi. È anche però vero, come lei giustamente ricordava, che i giapponesi nel campo dei neutrini hanno una lunga tradizione, e in particolare già due fisici giapponesi hanno preso il Nobel proprio per i neutrini, uno nel 2002 e uno nel 2015. Ora, tutto questo non è un caso, per quanto uno possa certe volte contestare o non essere d'accordo su magari Nobel mancati ad uno o all'altro, però in realtà questi risultati sono la conseguenza di investimenti, di interesse nella ricerca, in questo caso del neutrino, ma in generale nella ricerca in Giappone, ma non solo. Come è stato ricordato all'inizio, io in questo momento sto lavorando per la realizzazione di un gigantesco esperimento che si sta costruendo nella Cina meridionale, che si chiama Juno, anch'esso dedicato ai neutrini. Ora, tutto questo non è un caso, perché vede, la collaborazione giapponese che ha avuto questo risultato è una collaborazione internazionale in cui i giapponesi sono un po' meno del 50%, ma tutto il resto sono europei, americani, russi, e anche gli italiani vi partecipano in maniera, con un credito e una considerazione, un'importanza molto grande, così come nell'esperimento cui io partecipo in Cina, i cinesi sono il 60%, ma l'altro 40% vengono appunto dall'Europa, dalla Russia, da altri paesi asiatici, eccetera. Però questo primato nel campo dei neutrini e della fisica astroparticellare non è l'unico, perché se guardiamo agli investimenti complessivi nel mondo in ricerca e sviluppo, che ammontano, cito più o meno a memoria, a qualcosa come 2.000 miliardi l'anno in ricerca e sviluppo, di tutti i tipi, quindi non solo in fisica ovviamente. Bene, l'Asia copre il 41%, mi sembra di ricordare, di questi investimenti. Tutta l'America del Nord, quindi sia Stati Uniti che Canada, sono intorno al 29 o 30% e l'Europa è al 20%. Allora, lei capisce che questo è molto impressionante se ci ricordiamo che appena 100 anni fa sostanzialmente l'Europa aveva il monopolio della produzione di produzione di nuova conoscenza, che non vuol dire solo scienza, tecnologia, eccetera. Quindi in un secolo l'equilibrio scientifico è profondamente cambiato, e adesso l'asse della ricerca scientifica si sta spostando verso l'Asia, che vuol dire Cina, vuol dire Giappone, vuol dire India, vuol dire anche Corea del Sud, insomma. E questo è un fatto che è estremamente rilevante e che poi, come vediamo, ha delle conseguenze poi sull'assetto geopolitico del mondo. Sì, infatti i dati sulla ricerca in Italia sono abbastanza deprimenti, ma anche in Europa non brillano.
E poi in realtà quando si parla di ricerca, come lei giustamente ha detto, si parla anche, evoca il tema di interdipendenze economiche, culturali, tecnologiche e oggi anche sanitarie, stiamo vedendo, no? Proprio in tempi di coronavirus. E quindi anche tutto il tema della globalizzazione. Quindi quali potranno essere, cioè, a suo parere, anche gli effetti sulla geopolitica rispetto a chi maggiormente governerà questo processo? Cioè, lei già l'ha anticipato, ma cosa vede in un futuro anche prossimo rispetto a questo spostamento di asse verso l'Oriente? Sì, io ho avuto la fortuna di cominciare a collaborare con cinesi e giapponesi all'inizio degli anni 90. E quindi, insomma, è un bel periodo. E quindi ho avuto, diciamo, in un certo senso una fortuna di poter vedere come l'asse scientifico, appunto, della ricerca scientifica si sia in questi anni progressivamente sempre di più spostato verso l'Asia. Quando io sono stata in Cina la prima volta, che era nel 1990, la Cina aveva un posto assolutamente marginale, per carità, cioè aveva gli acceleratori. Io mi ricordo, sono andata a visitare all'Accademia delle Scienze l'acceleratore cinese, insomma, eccetera, però aveva una posizione marginale. Adesso all'esperimento a cui io partecipo, che si chiama Juno, ho detto che siamo circa 600, non l'ho detto, ma insomma siamo circa 600 scienziati, di cui il 60% cinesi, il resto tutti da altri paesi del mondo. Però il dato forse più significativo è che circa il 95% del costo di questo apparato, che è dell'ordine di 300 milioni di dollari, è pagato dall'Accademia Cinese delle Scienze. Allora, quello che è successo, che diciamo io posso affermare alla luce di quello che ho visto personalmente in questi anni, di come in qualche modo lo spostamento degli equilibri scientifici e tecnologici ha anticipato quei mutamenti poi economici e politici di cui poi ci siamo resi conto solo negli ultimi anni. E l'esempio, cioè la scienza anticipa, se vuole, i mutamenti anche economici e politici. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza e la tecnologia hanno sempre avuto nel mondo, nello sviluppo della storia, un ruolo importante, ma adesso come non mai. Perché? Perché viviamo, come si dice, in piena era, in piena società della conoscenza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la maggior parte dei prodotti industriali, quelli soprattutto più importanti, quelli che trainano, che trascinano, che migliorano l'economia di un paese, incorporano in un certo senso un mix che è fatto di ricerca, di formazione, ma anche di creatività, quindi anche di cultura umanistica. Allora, l'ascesa, abbiamo visto che negli ultimi anni l'ascesa economica cinese è stata qualcosa di straordinario. Avevano, diciamo, fino a pochi anni fa dei ritmi di crescita che noi neanche ci sogniamo più. Bene, ma tutto questo è nato sicuramente da riforme di natura economica, diciamo mercantile, se volete, dalle riforme di Deng Xiaoping in poi, ma in realtà è nato soprattutto e ancora prima da un enorme impegno in ricerca e in alta formazione. Cioè tutto è nato nelle università, nel stretto rapporto tra università, accademie, industrie, anche militari. Cioè, quello che a me sembra chiaro è che la Cina abbia, come si dice, una visione scientifica dello sviluppo. Cioè, sono estremamente consapevoli che l'obiettivo principale di una strategia di crescita di una nazione, di un paese, si basa sulla produzione di nuova conoscenza. E quindi, diciamo, io penso che da questo dobbiamo trarre delle lezioni. È chiaro che
si parla di globalizzazione. Io una volta ho letto un libro molto interessante di Calvin che si chiama La nuova convergenza, che lui diceva che la globalizzazione, la prima fase della globalizzazione si fa risalire alla fine dell'Ottocento, quando con la macchina a vapore è diminuito il costo del Certo. trasporto dei mezzi, diciamo, dei beni. Poi la seconda è venuta con la rivoluzione dell'ICT, insomma, della comunicazione dell'informazione, che ha diminuito il costo del trasporto delle idee. Lui dice che il prossimo passo sarà la diminuzione del costo delle persone. Lei è il suo mestiere, quindi lo conosce molto meglio di me, perché l'aumento della realtà virtuale, eccetera. Quindi anche l'importanza del 5G da questo punto di vista. Quindi questa relazione strettissima che c'è tra lo sviluppo scientifico e tecnologico e la crescita economica e politica è, diciamo, l'ascesa cinese ne è proprio, come devo dire, l'esemplificazione evidente, eccetera. Da cui noi come Italia, ma anche l'Europa, dovrebbe trarre qualche conseguenza. Infatti vengo anche all'ultima domanda che volevo proporle. Prima di questo però mi ha fatto ricordare un convegno che tanti anni fa partecipai, dove forse 20 anni fa, più o meno all'inizio, diciamo, di questa forza dell'Oriente nel tema della ricerca, e c'era Federico Rampini. Cioè, quindi che studia molto i funzionamenti in India e Cina, no? E quindi esponeva nell'ambito di questo convegno, mi sembra che era in Confindustria adesso, esponeva, diciamo, la capacità, diciamo, di programmazione che la Cina e l'India avevano nel capitale umano, quindi nel numero di scienziati, di laureati che stavano programmando di immettere, proprio con una capacità programmatoria veramente come una macchina da guerra. Quindi effettivamente questo aspetto mi colpì molto, diciamo, in questa, diciamo, visione che già 20 anni fa era così netta e chiara da parte di questi paesi. Ecco, per venire all'Europa e poi per venire all'Europa che lei appunto ha richiamato adesso da ultimo. Molto si sta discutendo, no, della revisione del ruolo dell'Europa e chiaramente, diciamo, questa revisione di questo ruolo penso che sia ancora più accelerata in questo tema in questo momento di emergenza sanitaria. Quindi in un momento che appunto stressa i funzionamenti e quindi ne mette anche in crisi, diciamo, i punti di debolezza. Ecco, e quindi impone risposte ancora più decise. Quindi che cosa ne pensa? Che ruolo dovrebbe recuperare l'Europa in questo processo? Poi vediamo anche altri aspetti, magari della Cina, che mi suggeriscono rispetto alla Cina, d'altro canto, che ancora non presenta condizioni ambientali così, diciamo, preoccupanti, no? Soprattutto legate al clima e proprio in questi giorni abbiamo visto come questo coronavirus e anche, diciamo, il riposo dell'ambiente rispetto alle continue sollecitazioni sta dando dei segnali forti e chiari, diciamo, su un percorso che la Cina dovrebbe fare. Ecco, sono due domande sostanzialmente. L'Europa che cosa dovrebbe fare e la Cina che però non sta lavorando molto e molto bene nel tema ambientale, come possono essere bilanciate queste due diverse situazioni? Beh, per quello che riguarda l'Europa, come dicevo, dobbiamo ricordarci che l'Europa fino a 100 anni fa, appunto, aveva il monopolio della produzione di conoscenza, di nuova conoscenza, e adesso le cifre ci dicono che l'Europa è terza. Quindi a me sembra chiaro che se l'Europa non vuole rischiare di rimanere schiacciata, non solo dal punto di vista scientifico, ma vista la strettissima relazione proprio che c'è tra
la produzione di nuova conoscenza, che vuol dire alta formazione, vuol dire scuola, vuol dire ricerca, ma anche sapere umanistico, che sarebbe il nostro valore aggiunto in Europa, welfare, diciamo, e altri valori di cui l'Europa deve essere fiera per averli inventati ed implementati. Bene, deve, secondo me, puntare sul recupero di produzione di nuova conoscenza. Cioè, io credo che l'Europa unita debba ritrovarsi, debba rifondarsi proprio sul sapere, sulla conoscenza. E questo è, naturalmente può assumere diversi aspetti, compreso naturalmente quello della salvaguardia ambientale, dello studio dei cambiamenti climatici, eccetera, in cui dobbiamo prendere coscienza di quali sono i rischi a cui dobbiamo andare incontro. Ora, è chiaro che la Cina, adesso io non sono espertissima, ma capisco che usa molto ancora carbone, che è ancora molto legata a forme di produzione di energia poco rispettose dell'ambiente. Però io quello che so, diciamo, è che la Cina, adesso è tutto un po' cambiato con questa crisi economica dovuta al Covid, ma la Cina ha varato già un po' di anni fa sostanzialmente un piano di rinnovo completo della sua industria in senso ancora più tecnologico. Sono tre piani decennali, di cui il primo si chiama China 2025, Cina 2025, che dovrebbero portare la Cina a diventare la prima potenza industriale mondiale per l'anno 2049, che è l'anno, il centenario della fondazione della Repubblica Popolare. Bene, se uno va a guardare quali sono i settori su cui il rinnovamento dell'industria deve puntare, vede anche che ci sono le tecnologie verdi. Quindi non vorrei che poi, diciamo, sarebbe positivo, però non vorrei che tra un po' magari ci sorpassino anche in tecnologie più rispettose dell'ambiente, perché anche su quelli ovviamente bisogna investire in ricerca, non è che vengono gratis, no? Purtroppo non abbiamo la ricetta magica per produrre energia pulita che possa soddisfare la giusta esigenza di tante parti del mondo che adesso ancora vivono in condizioni di sottosviluppo, di potere guadagnarsi un livello di vita accettabile e decente. Quindi sicuramente io credo che, vede, l'esempio in Europa, c'è un esempio meraviglioso che è quello del laboratorio del CERN di Ginevra. Il laboratorio del CERN di Ginevra è un laboratorio europeo. Cioè ogni Stato europeo, non tutti quelli che vi partecipano, sostanzialmente finanziano questo laboratorio in rapporto al proprio PIL. Quindi il CERN sta in Svizzera, a Ginevra, ma per il circa, mi pare, il 10%, adesso non ricordo qual è la percentuale, è finanziato dall'Italia. Quindi è un pezzo d'Italia, è un pezzo della ricerca italiana. E quello è un è, sta, quel laboratorio del CERN è stato fondato negli anni 50, nel 54, mi sembra di ricordare, quando proprio si sentiva questa esigenza, perché sono gli anni in cui è nata la comunità del carbone e dell'acciaio, cioè i primi organismi comunitari, diciamo, proprio perché si sentiva questa esigenza di superare queste lotte fratricide e di cercare di coagularsi, e ci si rendeva conto che per cominciare a battere la concorrenza, che cominciava a essere molto forte da parte degli Stati Uniti, bisognava, nel campo della costruzione degli acceleratori di particelle, formare un laboratorio europeo, che da allora in poi è stato un laboratorio di pura ricerca, niente a che fare con le armi o con l'energia neanche nucleare, ma ricerca pura di fisica delle particelle, in cui ogni esperimento che
che la, diciamo tra ATLAS, CMS, quelli che hanno scoperto poi il bosone di Higgs, tiene insieme qualche migliaio di scienziati di tutto il mondo. Questi scienziati appartengono anche a stati che magari fra di loro si fanno anche la guerra o sono ostili, ci sono gli arabi e gli israeliani, gli indiani e pakistani, eccetera. Bene, io credo che, oppure anche l'ESA, l'ESA è un buon esempio di collaborazione europea, cioè l'Europa ha più bisogno di mettersi insieme, di più infrastrutture comuni della ricerca, e non solo nel campo della fisica o nel campo spaziale, ma in tutti i settori. Cioè io penso che se in occasione del Covid ci fosse stata anche una diciamo maggiore coordinamento, maggiore collaborazione in campo della ricerca sui virus o cose del genere, bene, io penso che forse adesso staremmo anche più avanti, diciamo, non solo per quello, ma insomma, quindi voglio dire, l'Europa ha bisogno di fare più ricerca, ma di farla anche insieme. E ovviamente tra quindi, le ricerche da fare c'è anche quella per capire come tenere sotto controllo, quali provvedimenti prendere, perché diciamo, i problemi climatici, la biodiversità, insomma tutti i problemi che sappiamo legati all'ecologia possano trovare una soluzione. E la soluzione purtroppo non possiamo che chiederla ancora una volta alla scienza. E diciamo abbiamo un faro sempre, un faro che è la formazione, che sono i nostri giovani, che sono la cosa, la grande cosa su cui puntare, no? Anche nel campo di nella materia, in materie così specifiche come quelle da lei trattate, la fisica astroparticellare, no? Quindi lei pensa che diciamo anche queste nuove modalità di interagire a livello di apprendimento con i giovani, quali possano essere nuove modalità anche per interessare o per convogliare gli aspetti della ricerca presso i nostri giovani, che poi sono, diciamo, devono essere la nostra punta di diamante per il futuro del nostro paese, ma dell'Europa tutta. Quindi che cosa vede come possibilità creata anche da questa nuova situazione? Ma adesso, rispetto al tema giovani. Sì, io adesso non sono un'esperta di didattica, adesso quindi non saprei dire quanto questo insegnamento a distanza, se è questo a quello che si riferisce, se possa avere anche effetti positivi o no. Io credo, quello di cui sono convinta, è che ci voglia una maggiore approfondimento e forse un'ottimizzazione ulteriore nell'insegnamento delle materie scientifiche, che purtroppo troppo spesso vengono viste come materie un po' aride, un po' difficili, mentre diciamo non solo sono affascinanti, ma non differiscono nel metodo di ragionamento o che ne so, dalla filosofia. Cioè, e poi soprattutto io credo che dobbiamo superare nella scuola questa separazione che ancora sussiste, troppo netta, tra appunto materie scientifiche e materie umanistiche, perché il cervello dell'uomo è uno, il mondo è terribilmente complesso e per capirlo bisogna avere tutti gli strumenti, che sono strumenti di criteri, di metodologie scientifiche, ma anche di sapersi porre le domande giuste, che è tipico della filosofia o dall'insegnamento della storia. Cioè nella scuola le materie scientifiche sono sempre viste in maniera atemporale, no? Cioè si insegna, questo è le leggi della gravità, mentre
Per tutte le altre materie, se ci penso, c'è sempre un approccio storico, che sia storia dell'arte, filosofia, storia o letteratura, eccetera, c'è un approccio storico. Invece esistono, diciamo, interazioni enormi tra, in un certo periodo storico, tra quella che era lo sviluppo scientifico dell'epoca e dal punto di vista delle idee. Insomma, cioè, adesso è inutile ripetere cose che sappiamo già, ma Galileo è stato definito il più grande letterato in prosa italiano, quindi voglio dire, la separazione tra le due culture è un fatto recente, tutto sommato, della nostra civiltà, che non è mai esistita nei greci, nell'epoca della scienza ellenistica, eccetera, ma non c'era neanche nel nostro Rinascimento, insomma. Quindi è solo successivamente che poi questa separazione. Quindi io credo che una maggiore interazione tra i saperi possa, da una parte, rendere anche più accattivante certe materie che tendono ad essere viste come eccessivamente difficili, e dall'altra appassionare di più anche. E io ricordo, mi permetto di ricordare, che in Italia abbiamo il triste primato di uno dei più bassi numero di laureati in Europa Grazie. rispetto ai paesi OCSE. E se questo si divide poi per settori, diciamo, per discipline, si vede che mentre in alcuni settori, come, che ne so, legge o qualcosa del genere, non siamo tanto più in basso, anzi forse siamo più in alto rispetto ad altri, ma in quelle discipline che seguiamo STEM, quelle siamo decisamente sotto. Le discipline STEM siamo sempre ancora in sofferenza. E guardi, leggo una domanda che ci arriva dal pubblico e le chiedono se non ci sia uno stretto legame tra forma politica di governo e sviluppo scientifico, tra democrazia e regime non democratico. Ma non credo, cioè, non credo che ci sia questo legame, nel senso che una forma più autoritaria o viceversa una forma più democratica favoriscano lo sviluppo scientifico, che lo sviluppo scientifico ha bisogno innanzitutto di un ambiente culturale adatto. È chiaro che, diciamo, in Cina ancora forse non abbiamo lo stesso, diciamo, livello o devo dire diffusione di principi democratici, perlomeno come noi la intendiamo, però questo no, non ha impedito appunto alla Cina di avere questa visione appunto scientifica dello sviluppo, come io chiamo, cioè questa consapevolezza che appunto l'obiettivo primario di una strategia di sviluppo di un paese passa per la produzione di nuova conoscenza, ma che è quello che ha fatto la fortuna anche degli Stati Uniti. Soprattutto dal secondo dopoguerra in poi. Quindi io non lo so, non riesco, perlomeno non sarò un fine Ad associare. sociologo o politico, però non riesco ad associare una stretta correlazione tra una forma e l'altra. Io credo di essere bisogna essere consapevoli che la scuola, la formazione e la ricerca sono i motori principali ormai nella società moderna dello sviluppo economico, sociale e quindi poi anche politico di un paese. Il nodo sta tutto lì, insomma. E quindi ecco perché non solo l'Europa, ma tornando all'Italia, l'Italia purtroppo adesso giustamente ci dobbiamo occupare di dare la ciambella di salvataggio a tutti quelli che sono rimasti senza lavoro, che sono in difficoltà, che non sanno se possono ripartire. Quindi, come io dico, se uno affoga, la prima cosa uno gli lancia la ciambella di Ciambella. salvataggio, non è che possa fare altro. Però poi quando,
adesso, da adesso in poi, dobbiamo ragionare su che strategia di investimenti dobbiamo fare, in quale direzione andare per la ripresa del paese, e dobbiamo, secondo me, anzitutto chiederci quali erano le cause del fatto per cui anche prima di questa epidemia noi fossimo per tanti parametri economici e sociali un po' i fanalini di coda dell'Europa. Come mai? Dobbiamo chiederci quello. Allora dobbiamo, diciamo, correggere quelli che evidentemente erano degli errori che stavamo già facendo prima. Nella mia convinzione, nella mia esperienza, quello di avere diminuito negli ultimi 20 anni non solo e non tanto anche gli investimenti, ma soprattutto l'attenzione, l'impegno verso la scuola, verso la formazione e la ricerca, e questo è stato un errore fatale che adesso paghiamo e che, di cui dobbiamo tenere conto, per cui semmai la mia proposta sarebbe che buona parte dei fondi che riceveremo, che ci saranno dati dall'Europa proprio per la ripartenza, siano in queste direzioni. E sono convinta che se noi ci presentassimo in Europa a chiedere ancora più fondi, anche non come prestiti ma a fondo perduto, dicendo li vogliamo investire per migliorare la nostra formazione, l'alta formazione, la scuola, la ricerca, io penso che troveremmo sicuramente anche i paesi a noi più ostili, più rigoristi, forse potrebbero essere d'accordo. Sì. Un'altra domanda ci arriva. Ci chiedono se può essere descritto in maniera insomma, più a suo avviso, il rapporto, il diverso rapporto che c'è tra la ricerca scientifica e le due culture orientali e occidentali. Quindi come si pone il concetto di ricerca rispetto a... Sì, adesso c'è un po' un problema nel collegamento, ma credo di avere capito la domanda, cioè se esiste una differenza culturale nell'approcciare la scienza tra cultura occidentale e cultura orientale. Sicuramente le differenze culturali esistono, però è anche vero che il linguaggio della scienza è un linguaggio universale. E forse è l'unico vero linguaggio universale del genere umano, che in qualche modo prescinde proprio dalle differenze culturali o di orientamento religioso, politico, eccetera, perché si parla la stessa lingua, la metodologia scientifica è la stessa in Occidente e in Oriente. D'altra parte, come dicevo, come citavo per l'esperimento giapponese o per questo cinese a cui io partecipo, nel campo della fisica delle particelle, che sia al CERN, al Gran Sasso, in Occidente o in Oriente, sono tutte collaborazioni internazionali in cui partecipano ricercatori e scienziati da tutto il mondo. Poi è chiaro che le differenze culturali si vedono. Posso dire, per esempio, che quello che noi notiamo è che in Cina c'è un rapporto gerarchico tra i ricercatori un po' più forte che non nei paesi occidentali. Però, diciamo, detto questo, però i modi di funzionare di queste collaborazioni internazionali, le regole con cui ci si accorda su come fare le cose, su chi è responsabile di che cosa, eccetera. Questi sono comportamenti che sono veramente assolutamente universali. Quindi è chiaro che poi nella cultura, nel privato, eccetera, le differenze sussistono, però ripeto, la scienza è veramente un elemento estremamente globalizzato da questo punto di vista. Certo. Cioè, adesso si pensa che dobbiamo in qualche modo tornare indietro o ripensare il nostro rapporto con la globalizzazione alla luce di quello che abbiamo visto in questi mesi, e
può essere anche giusto sicuramente dal punto di vista sociale o economico, eccetera. Però io dico che la scienza, in quanto linguaggio universale, è globalizzata per definizione, su questo non si può tornare indietro, perché lo è intrinsecamente globalizzata, insomma, lo è dalla rivoluzione scientifica del 600 in poi, insomma, è proprio un fatto culturale, ecco, non si torna indietro. È un linguaggio unificante quello della universale, sì. L'unica vera lingua comune che parlano gli uomini è il linguaggio scientifico. Vediamo se ci sono altri spunti dal pubblico. Mi sembra che io non ne vedo per ora. Non vedo altre domande, almeno al momento. Ecco, aspettiamo il professor Mingarelli. Io la ringrazio per avermi dato questa opportunità, dottoressa Votano, e lascio la parola al professor Mingarelli per le conclusioni di questa piacevolissima intervista. La ringrazio ancora. Grazie a voi per avermi invitato. Professore. Microfono. Avete ragione, chiedo scusa. Le conclusioni credo non si possano, non si debbano fare, anche alla luce di quello che diceva Lucia Votano poco fa, cioè sul valore e sul linguaggio universale della scienza e sul fatto che essa è in continua evoluzione, per fortuna, che non si ferma. Non esistono nella scienza verità assolute non toccabili, no? Nessuno può dire all'altro, magari in presenza del sole oggi piove e deve essere così perché lo dico io, perché è chiaro che sarebbe questo non solo un sopruso scientifico ma anche proprio democratico. Ora io sono io a ringraziare la dottoressa Paolini, comincio da lei perché in questo ruolo è un esordio per lei, credo se la stia cavando bene, e so che questo dibattito, questi orientamenti che sono emersi possono essere anche utili alla regione in cui lei lavora, nel settore in cui lavora, anzi sarebbe molto importante, posso dire questo anche sulla base della mia esperienza di una vita, che l'Umbria prendesse in mano alcuni temi della ricerca del futuro e per il futuro. Penso solo ai temi legati all'economia, all'ambiente, alla difesa dei territori, dei paesaggi, che in una regione piccola come l'Umbria, piena di valori culturali e anche di valori civili profondi, possa essere un terreno molto, molto positivo. E quindi grazie dottoressa Paolini, lei d'altra parte è una delle maggiori e più assidue collaboratrici di Festa di Scienza e di Filosofia, abbiamo un grande gruppo di volontari che fanno questo, e quindi ringrazio tramite lei anche tutti gli altri. Ovviamente ringrazio Lucia Votano, un'amica della Festa di Scienza e di Filosofia, a cui partecipa da alcuni anni, e non solo vi partecipa personalmente, ma ci aiuta nell'individuare, proponendo direttamente, personalità che svolgono ricerche avanzate, molto importanti per il futuro dell'umanità nel suo complesso, non solo italiane, ma non solo europee, ma di tutto il mondo. E quindi grazie professoressa Votano. Ovviamente le ribadisco l'invito per la prossima edizione di Festa di Scienze e di Filosofia. Avevamo definito pressoché tutto, oltre anche le collaborazioni da lei proposte. Non sappiamo quando si potrà fare Festa di Scienze e di Filosofia, se in ottobre o direttamente il prossimo anno. In questi giorni credo riceveremo delle informazioni maggiormente approfondite
per quello che ci riguarda, più in grado di farci decidere in autonomia e con serenità. Ma in ogni caso credo che la professoressa Votano sarà con noi e continuerà a suggerirci. Ecco, grazie di nuovo, grazie a chi ci ha seguito. Tra questa sera, come dicevo all'inizio, tra questo incontro e quello di sabato prossimo, si conclude questo ciclo di conferenze dedicate al motto "Io sto a casa, io resto a casa". Ora dobbiamo entrare con le dovute maniere, con la dovuta responsabilità, nella gestione delle nostre attività e nel costruire attività per il futuro nel rispetto delle regole che salvaguardino tutti. Per questo sabato inizieremo con una conferenza che coinvolgerà due personaggi di grande spessore scientifico e culturale, che sono il professor Pier Giorgio Odifreddi da un lato e il professor Piero Bianucci, che non è un proprio vero scienziato ma è un giornalista scientifico di primo piano, i quali non in modo solo serio ma intramezzando anche forme, diciamo così, di colloquio che porta al divertimento, anche al ragionamento non ossessivamente serioso, ci parleranno di dopo il coronavirus che cosa sarà la scienza e quale contributo darà la scienza, che cosa sarà la scuola e quale contributo darà la scuola, che cosa sarà l'economia e quale contributo darà l'economia. Si tratta di una conferenza di passaggio verso quella fase successiva che inizierà verso la metà di giugno per preparare Festa di Scienza e di Filosofia 2020 o 2021, cioè la decima edizione che abbiamo dovuto rinviare. Siamo felici di aver potuto con queste iniziative mantenere il contatto con le tante persone che non solo seguono Festa di Scienza e di Filosofia, ma sono appassionati della cultura scientifica, di quello che racconta e di quanto la scienza ci aiuti, e di mantenere questo contatto per questi due mesi da quando abbiamo iniziato. Quindi grazie a tutti, buonasera e arrivederci ai prossimi incontri dei prossimi giorni. Grazie professore, grazie. Grazie. Grazie.